Si prevede un consiglio comunale straordinario per la giornata di oggi o al più tardi sabato per votare al più presto una delibera di salvezza, il dimezzamento dell'aliquota IMU per le case di classe A1 di lusso, che in questo caso sarà rivisto come parametrato sui redditi dei proprietari. L'obiettivo è quello di ridurre da 8 a 2, massimo 3 milioni il buco che si è aperto nel bilancio 2016. Ci sono assolutamente delle difficoltà nella proposta del bilancio preventivo del Comune di Genova. La cosa che ha sconcertato le organizzazioni sindacali è il fatto che un bilancio preventivo è il documento più importante, per una giunta, e che la giunta si trovi in queste situazioni, in una situazione di questo tipo ci preoccupa moltissimo. A questo punto ci pare di capire assolutamente che ci sia un bilancio preventivo destabilizzato dal punto di vista contabile. Non so quanto questa destabilizzazione sia anche politica, ma per noi è intollerabile che rispetto a un abbassamento della tassazione su un bene immobile, comunque su persone che hanno condizioni benestanti, si arrivi a pensare di tagliare i servizi sociali in una città che ha assolutamente, in un momento con la crisi e la mancanza di lavoro che c'è, bisogno di essere sostenuta con dei servizi sociali adeguati.